Buongiorno, buongiorno a Jacopo Volpi, buon anno. Grazie anche a voi. Allora Jacopo, l'effetto panettone c'è stato ieri. Ieri sì, c'è stato un po' l'effetto panettone, anche un po' l'effetto del fatto che chi si trova in difficoltà alla fine dell'anno si è preparato probabilmente meglio in vacanza, con meno presupponenza e magari maggiore umiltà. Poi voglio dire, per quel che riguarda la partita tra Juventus e Sampdoria, la Juve comunque stava giocando un'ottima partita, la Samp stava contenendo un po', poi sono arrivati errore e mezzo di Buffon, poi ne fa due l'anno, sì. Quindi voglio dire, credo che abbia esaurito. Credo che abbia esaurito e credo che la Juve nella disgrazia, tanto voglio dire gli inseguitori stanno abbastanza lontani, gli farà bene per capire che nessuno, neanche la Juventus, vince prima di scendere in campo, insomma. Comunque voglio dire, la Juve non ha dato l'idea di una squadra allo sbando, ha dato l'idea solamente di una squadra molto appagata che pensava poi che in qualche modo comunque avrebbe vinto, insomma. Vucinic ha preso una traversa, sì, esatto. È arrivato su una palla tardi di un millesimo di secondo, quindi voglio dire, bravissima la Sampdoria che comunque è riuscita a contenere i danni nella prima parte della gara e poi a vincere in 10, quello sono stati molto bravi e lì c'è un po' la mano dell'allenatore che comunque è un uomo che di calcio sa degli rossi. Ecco, due parole sulla Lazio. Nessuno avrebbe pronosticato alla fine del girone d'andata la Lazio al secondo posto. No, ma nessuno avrebbe pronosticato neanche la vittoria della Lazio sabato, perché sabato la Lazio ha giocato male, lenta, slegata, e ha avuto un rigore che sia aiutino. Diciamo che a termini di regolamento potrebbe anche esserci il calcio di rigore, perché finché la palla non è uscita, teoricamente qualsiasi azione fallosa può essere sanzionata, così dice il regolamento, proprio con il calcio di rigore, dove trattasi dentro l'aria. Però la palla stava già scendendo, Klose aveva già tirato, quello è un rigore che non si dà mai. Detto questo, la Lazio ha il grande merito, comunque anche nelle sue giornate peggiori, di rimanere sempre in partita, di essere compatta, di essere squadra. E quindi giustamente poi dopo se gli danno anche un vantaggino ne approfitta. Comunque è una squadra che sa stare molto bene in campo. Ecco, fa un po' effetto, no? La Lazio che gioca malino e vince, la Roma che gioca benino e ne prende 4. La Roma per certi versi gioca anche benone, però poi col Napoli ha giocato abbastanza bene ieri. Col Napoli ha giocato bene la Roma, però sarebbe un fatto di supponenza dire in questo Zeman è fantastico, perché uno che si carica tutti i problemi ed è una specie di parafulmine per tutta la società, per la squadra. Questo permette anche magari ai giocatori di essere un po' sgravati da troppe responsabilità. Però la Roma ha avuto grandi occasioni, Bertoli ha sbagliato, Cavani ha fatto quattro azioni da gol, ha fatto quattro gol, lì sta la differenza tra l'ottimo giocatore e il campione ti punisce sempre, il primo gol è bellissimo, gli altri tre sono tutti evitabili. La Roma su quello deve lavorare molto, perché mentre col Milan sembrava che i due laterali avessero imparato tutti i movimenti eccetera eccetera, adesso si è visto tanti errori e si è visto quante volte questo giovanissimo Marquinhos, che ieri non c'era per squalifica, rimedia poi a degli errori difensivi, perché è talmente veloce, è talmente bravo che riesce veramente a fare i raddoppi e le scalate da solo. Però devo dire che la Roma non esce distrutta sicuramente nel risultato. Fa piacere per il Napoli, così se magari qualche tribunale poi gli darà ragione riuscirà a rimettersi addirittura in lotta per lo scudetto. Però la Roma è un peccato, perché per quello che ha sviluppato non ha segnato nulla. Ecco Jacopo, la Roma gioca sicuramente almeno nell'ultimo mese e mezzo un bellissimo calcio, però ha un punto in meno rispetto allo scorso anno. In più? Mi dicono dalla regia in più. In più. Ah, in più, e allora basta. Ha un punto in più, però una partita vinta a tavolino. Diciamo che l'anno scorso c'era stato un piccolo così sentore di inversione di tendenza, poi la squadra è ripiombata un po' nel baratro. Questa è una squadra che gioca in verticale. È una squadra chiaramente che, anche se fa un 4-3-3 meraviglioso e libera spesso i giocatori, è molto legata anche alle menzioni di Francesco Totti, perché Totti, quello che non ti dà fisicamente come superiorità numerica in campo, te la dà con degli assist meravigliosi. Ieri ne ha fatti, comunque ne ha fatti di meno. Chi ieri purtroppo ha giocato male è stato Bonderossi, che è stato marcato fino a metà campo da Cavani, quindi praticamente non riusciva mai a ricevere palla in fase di costruzione, si trovava fuori fase in fase difensiva. Purtroppo ha fatto una partita sconclusionata lui, un po' non è stato aiutato. La Roma è quasi sempre stata costretta a saltare De Rossi,
e un po' per colpa anche dello stesso giocatore che non è riuscito a trovarsi una posizione. E di questo poi chiaramente ha beneficiato il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che come tipo di gioco può mettere maggiormente in difficoltà la Roma, gioca bene sulle fasce, gioca come la Roma con tre passaggi, però come terminale Cavani. È chiaro che poi c'è il grande rimpianto, se avesse giocato Svaldo all'inizio, chi lo sa, perché destro certo. si è procurato, stava sempre al posto giusto, però ha sbagliato un paio di occasioni, una l'ha sbagliata Bradley, insomma... Poteva essere una partita di... se destro fa il primo delle gol sull'occasione che gli è capitata, è chiaro che la partita cambia, ma questo insomma fa parte un po' dei discorsi da bar sport. Ecco, comunque confermo che la Roma, almeno secondo Repubblica, ha un punto in meno rispetto all'anno scorso. Sì, però cambia poco sì. il concetto delle cose, che come detto comunque siamo lì, è un cantiere aperto, molto aperto, specialmente sulle fasce laterali. E se il centrocampo poi non filtra, a quel punto contro il Napoli gioca molto bene in verticale, ha due modi di giocare, come ha giocato con Pandev che scala e fa in pratica l'assist ben per Cavani, al tempo stesso gioca bene sulle fasce con Maggio da una parte, insomma voglio dire, e tra le altre cose al tempo stesso è una squadra che si è chiusa benissimo, perché la Roma ieri, se guardiamo il possesso palla, c'è avuto sicuramente molto più la Roma, decisamente sì, occasioni da gol ne ha avute molte più la Roma, però poi alla fine, dato che nel calcio grazie a Dio ancora conta chi segna e chi segna vince, come diceva un vecchio cronista, la Roma lascia un'ottima impressione, e un tempo erano i due punti, adesso sono i tre punti. Allora invece dobbiamo registrare Inter e Milan in forte difficoltà. Il Milan è la squadra che rispetto all'anno scorso insieme all'Udinese ha il peggior risultato, il Milan ha meno 10 e l'Udinese meno 11 punti. Ecco, ieri l'Inter ne ha presi 3, il Milan ha vinto giocando abbastanza male, è un anno... Diciamo, Berlusconi dice che per vincere ci vogliono altri 3 anni. L'Inter pure mi sembra abbastanza in stato confusionale. Ha avuto quelle 8 vittorie consecutive perché c'era un Milito in grande spolvero. Appena si è un po' appannato, notte. No, più che altro ieri Milito non c'era, poi e si è visto, voglio dire, il fatto che Milito non ci fosse, alla fine c'era. In Cassano di squadra, perché Cassano per esempio uno che fa 4 assist meravigliosi, ieri ho visto la partita, fa 4 assist meravigliosi, poi per il resto della partita non ti salva mai, è stato un quarto d'ora a discutere su una punizione che non gli hanno fatto tirare, cioè, voglio dire, questo al nostro torneo di calciotto non accade, non già più. E no, è importante questo, perché lì stiamo parlando della grande Inter, voglio dire, sta un po' finendo il mito di Stramaccioni, che era stato molto bravo a ridare motivazioni ai vecchi e a far giocare giovani, nuovi, anche questi nuovi arrivati, che sono tutti buoni giocatori, ma non ci sono campioni. Il campione è Sneijder, sta fuori, Milito ieri non giocava, l'Udinese è una squadra che in campo sta benissimo, poi c'è questo Di Natale che è un miracolo di Dio, sì. Perché ha fatto 2 gol, ne fa fare, fa assist, gioca tra le linee, è il giocatore più fastidioso da marcare, e da cioè, uno che è famoso è fare parto da solo. Fatto riguardo il Milan, dichiarazione Berlusconi, come lei ben sa meglio di me, le dichiarazioni Berlusconi, quelle veritiere saranno dopo il 25 febbraio, quelle calcistiche, fino al 25 siamo proprio in una fase di libro cuore, però ecco, che è fantastico, però, se il Milan, come tu mi dici, che hai controllato, ha 10 punti di meno, diciamo che 3 sono di Ibra, 3 di Thiago Silva e 4 di Nesta, fanno 10. Sì, eccoli là. Siamo là, dai, sono i famosi 10 punti. Sì. La gente si dimentica di Nesta, che rimane il più grande difensore centrale del mondo per anni. Sono d'accordo proprio. Ecco, pensi che arriverà il colpo di mercato quest'anno, in questo mese di riparazione? Guarda, qualche momento sta facendo il Milan, qualche sforzo potrebbe fare la Juventus, da quel poco, dalle informazioni seconda mano che ho, perché forse la Juventus a questo punto... dava già per aver vinto il campionato, adesso sei un attimo anche perché tra un po' inizia la Coppa e quindi inizia la Coppa, che potrebbe farle perdere qualche campionato, però quel famoso top player potrebbe avere qualche cosa in più, deve essere un top player che può fare la Coppa e che possa fare veramente la differenza. Adesso non so se il buon Llorente può fare la differenza,